Daniela Esposito. Buonasera, non è che sei napoletana come ti chiami Esposito, ma sì, ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero, ognuno da fare questa creanza, ognuno da tenere il suo pensiero, che poesia è? Brava, brava, a livella di Totò, signor Spielberg, a livella di Totò, un'opera d'arte, una poesia stupenda, bellissima. Togli le tutti, brava. Senti, ma tu napoletana che ci fai qua? Si sente però, c'è ancora questo bel accento forte, eh? Che lavoro fai? Come niente? Perché lavoro io. C'è qualcuno che lavora per te? C'è qualcuno che lavora per te, dico, come ti mantieni? Genitori. Ah, i genitori! Lamenti che c'è una disoccupazione accentuata, ma guarda te, bisogna che glielo diciamo a Monti, perché Monti non lo sa, non sa che ci sono tanti disoccupati. Vabbè, dai, che ci possiamo fare? Ma troverai qualcosa, dai, troverai, magari diventi modella, ti pagano, non si sa mai. Guarda, 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 vedi come ti riprende, ti riprende proprio con godimento. Ti vuoi fare fotografare intanto? Ah no, aspetta, aspetta, voglio la domanda piccante della nostra Ellen, domanda piccante qui per la signorina napoletana. Beh, innanzitutto volevo domandare come sei calda, che evento ti ha portato fin qui a 13 anni fa? Sempre famiglia, all'inizio è stato un po' difficile per me, poi mi sono ambientata, però io scendo spesso a Napoli, quindi... Ok, quindi sei sempre calda? Sempre, sì. Pensa che io faccio, sto tenendo un laboratorio di teatro. Questo è forte. Esposito. Forza Napoli, come si chiama lei? Io sono Esposito. Esposito, numero 11. Guarda che bella musica che è entrata per te. La sorella gemella, quella di prima. Siamo tutti americani qua, giovani 20.